da Bears. Ecco la sua pizza, signore. Oh, grazie mille. Muoio di fame. Ecco $25. Ehi, fermo. Questo non è ciò che ho ordinato. Questa è una vegetariana. Le nostre avevano la carne. Davvero? Oh, sono così dispiaciuto, signore. Credo di aver fatto un errore, ma... Ehi, la verdura fa bene. Già, per te. Tu sei un erbivoro. Io sono un lupo carnivoro. Io voglio la carne e voglio indietro i miei soldi. Certo, è comprensibile. D'accordo, mi restituisca la pizza e le ridarò i soldi. Puoi scordartelo. Allora io non posso ridarle i soldi. Ridammi subito i miei soldi! Perché vuole tenere la pizza? Pensavo non le piacesse quella vegetariana. Senti, sono affamato. A questo punto mangerei questa pizza anche fosse impolverata. Ok. Ma non è ciò che ho ordinato, quindi esigo il rimborso. Mi spiace molto, signore, ma vede, non posso darle la pizza gratis. Sei venuto qui da solo? Sì, perché? Oh, niente. Non temere. Ho appena trovato una soluzione per il nostro piccolo problema. Scusi? Lo sai, Dave, non puoi continuare ad uccidere ogni ragazzo delle consegne che si presenta alla nostra porta. Rilassati, Joel, nessuno lo noterà mai. Non lo so, sono piuttosto sicuro che prima o poi qualcuno si insospettirà per l'enorme pila di motorini nel giardino di casa nostra. Già, potremmo finire nei guai se dovessimo andare avanti così. Farò sparire i motorini, nessun problema. Lo stai dicendo da mesi ormai. Esattamente come hai detto che avresti pulito la cucina. Cos'ha che non va la cucina? Continui a riempirla con i cadaveri dei ragazzi delle consegne e è diventato un cimitero. Sto dicendo che la polizia verrà qui prima o poi. Inizieranno a fare domande e non ho intenzione di mentire e andare in prigione per qualcosa la cui colpa è solo tua. Ti consegnerò in un batter d'occhio. Nessuno verrà a cercare quel tizio, guardatelo, ha un aspetto triste e miserabile. Scommetto che nessuno lo amava, quindi chissene. Notizia dell'ultima ora. Il vincitore del premio ragazzo delle consegne più gentile per 3 anni consecutivi, Tom Hangenberg, risulta scomparso. Da 5 minuti ormai. Se avete visto quest'uomo, per favore, contattate le autorità immediatamente. Tom, ti amiamo tutti. Ha! Che stavi dicendo? Ok, sapete cosa? Voi continuate ad aggredirmi, ma intanto vi state godendo la pizza con la carne che ho preso, no? Beh, ora la mangerete vegetariana perché porterò il mio amico Tom via con me. Ho cambiato idea. Dave ha ragione, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Oh, grazie Alice. Tieni, sei sempre una buona amica. A te niente! Tu dici sempre cose tipo Dave, quando ti trovi un lavoro? Dave, quando pensi di lavare i piatti? Pulisci la cucina? Dave, questo, Dave, quello? Dave, smettila di uccidere il postino! Aspetta, hai ucciso anche il postino! Non è questo il punto. Quello che sto dicendo è che gradirei un po' di gratitudine ogni tanto. Sapete, non ho mai sentito un grazie da parte vostra. Ti ringrazio, Dave. Non c'è di che, Alice. Che cosa fai per noi esattamente? A parte uccidere ogni persona che si presenta alla nostra porta. Beh, sono vostro amico, per cominciare. Oh, quindi ti dovrai ringraziare di essere mio amico? Sì, forse dovresti. Cosa vorresti dire con questo? Ammettilo, Joel, sei davvero un guastafeste, sempre a parlare di cose di cui non importa veramente a nessuno. Bisogna sforzarsi per essere tuoi amici, sai? Oh, ma davvero? Sai una cosa? Sono io quello che dovrebbe essere ringraziato. Sono io a pagare le bollette, sono io che tengo voi altri lontani dai guai ogni volta che combinate un casino, sono io quello che vi ha dato i soldi per questa maledetta pizza! È la mia pizza! Beccati la tua pizza! Beccati la tua carne! Roar. Ehi, hey Joel, mi serve il tuo aiuto. Lasciami in pace, Dave. È molto importante, è una questione di vita o di morte? Cos'è successo? Il telecomando si è scaricato. Questa non mi sembra affatto una questione di vita o di morte, Dave. Basta che vai a comprare delle pile al negozio, ora ti prego di andartene. Non posso. Lo sai cosa succede quando vado a fare la spesa? Non sapevo nemmeno che il telecomando avesse le pile. Chi mai le usa? Perché non posso semplicemente collegarlo e caricarlo? Dave, lasciami in pace. Aspetta, non sarai ancora arrabbiato con me per l'altro giorno, vero? Certo che sì. Hai detto delle cose davvero offensive, ricordi? E poi apprezzerai molto avere un po' di privacy qui. Oh, ok, ti lascio le tue cose. Ne riparliamo quando hai finito. Dopo non sarai più arrabbiato per questo, vero? Dave! Perché non sapevo che tu... Sparisci! Ehi, cosa stai guardando? È un documentario speciale di 5 ore sulle formiche. Cosa?
Sapevi che le formiche hanno due stomaci? No, perché mai dovrebbe interessare a qualcuno? Non lo so, Alice! Non volevo guardare questo stupido programma! Di sicuro non volevo sapere che le formiche hanno due stomaci, ma ora lo so e non posso disimpararlo! Ok, cavolo, rilassati! Perché non vai su Netflix e basta? Il telecomando ha le pile scariche. Il telecomando funziona a pile? Assurdo, vero? Perché non ti alzi e cambi semplicemente canale? Perché non ti alzi tu a cambiare canale? Nah, sono a posto. È affascinante! No, che non lo è! Ah, ne ho abbastanza! Andrò al supermercato a comprare delle stupide e maledette pile! Allora, come ti va ultimamente con... cosa hai detto che fai di preciso? Non l'ho mai detto a nessuno di voi due. Oh, beh, quindi come ti butta? Bene. Che ne dici di... Vado in camera mia. Ehi, gattina! Fammi uscire subito! Tu non hai idea di quante riunioni ho perso a causa tua! Ci sono persone là fuori che mi stanno pregando di prendere le loro anime! Certo, io potrei liberarti, ma cosa ci guadagnerei? Io esaudirei qualunque tuo desiderio in cambio della mia libertà! Io ho il potere di farlo! Vorrei delle pile per il telecomando. Veramente? Sai che potrei darti l'eterna giovinezza, la ricchezza infinita, i segreti dell'universo, qualunque cosa! No, sono a posto. Ok, allora beh, liberami ed io esaudirò il tuo stupido desiderio! No, prima il desiderio e poi ti libero. Non funziona in questo modo! Prima dovrai liberarmi! Considera che normalmente dovresti darmi la tua anima! Oh beh, allora immagino che andrò a comprare. Aspetta, aspetta! Va bene, hai vinto, ma devi promettermi che manterrai la tua parola! Lo prometto. Voglio che tu sappia che se rompi una promessa fatta ad un demone, ciò che ti aspetta è un destino peggiore della morte! Come ti pare, fallo e basta. Grandioso, grazie! Ora mantieni la tua promessa e vedi di liberarmi! No. Aspetta, non ti azzardare! Maledizione! Ah, me l'ha fatta di nuovo! Quella donna è il diavolo! Guarda, ho trovato delle pile nella mia stanza. Grande! Ma non cambiare adesso, è la parte più interessante. Joel, ti prego, non c'è nulla di interessante sulle formiche. Alcune mangiano il proprio padre. Davvero? E c'è una specie che attacca le altre colonie per rapire le uova dei loro cuccioli. Continua? E poi le mangiano. Oh mio Dio, ma è pazzesco! Vado io. Ciao ragazzi, questa è una nuova serie. Fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ringraziamo Chiara per averci prestato la sua voce per il nostro video. Grazie Chiara. E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che...